Buonasera e benvenuti al recap ciclico su DAX e FTSE MIB di quest'oggi. Cosa è successo durante la giornata? Innanzitutto abbiamo aperto con un fortissimo gap up che ci ha sparato sui massimi e che ha di nuovo portato in violazione dello swing assoluto che passava qui a 12.658, dopo peraltro aver dato violazione di ben due swing inversi, anzi, scusate, solo uno swing inverso importante, che ci avrebbe detto ribasso. Quindi ha fatto una fantastica finta, anche perché avevamo qua la partenza del nostro settimo T-3, mentre invece, e quindi con già un obbligo di ribasso, e invece ci ha preso in contropiede. Poi che cosa è successo? Ha fatto una finta di discesa, però non è andato a colmare il gap up. Non ha fatto un Oopsie Williams come nelle scorse e precedenti giornate. Poi è ritornato su, poi è ritornato giù, poi è ritornato su, poi è ritornato giù, violando di nuovo uno swing importante. Non ha dato seguito alla violazione, ha rimbalzato sulla media mobile ed è ritornato su. Sapete che cosa sta facendo adesso a livello di future? Sta ritornando giù. Quindi in questo momento siamo a meno 50 punti, ovvero attorno ai 12.700, stiamo ritornando qua. Capite che mediamente quando c'è una certa tendenza è interessante poterla seguire, quando invece purtroppo non c'è una tendenza ben definita, si rischia come in passato di magari essere presi in contropiede. Lo è stato qua, lo è stato di nuovo qua, anche perché siamo in attesa di questa benedetta chiusura di T+1 inverso con partenza di un nuovo inverso un pochino più grosso. Però finché non avremo violazioni importanti, e qui di nuovo ne abbiamo avute due, una e due di swing, e qui ce l'avevamo già avuta ed è stata negata, e converrà a questo punto seguire la tendenza. Anche perché ho notato un'altra cosa. Passando sul grafico con i miei settaggi a medie mobili, una cosa interessante da notare è questa. Tenete presente che qui non ho ancora messo il settimo ottavo T-3. Allora, settimo T-3 lo mettiamo qua. Oggi è il computer che fa quello che vuole lui, idem la linea, quindi tante belle opportunità. Settimo T-3. E qui avremo un bel raccordo che possiamo andarci a prendere da qua e possiamo andarlo a mettere qua. Da notare veramente una splendida finta, davvero davvero splendida. A questo punto questo diventa, anzi, trasportiamolo su, questo diventa il nuovo T-3 inverso. Ce la si può fare anche, prometto. Ok. E qui sopra mettiamo l'ottavo T-3. Ribassista, peraltro, d'inverso. Eccolo qua, così l'ho fatto insieme a voi e vi ho fatto vedere come aggiorno a livello ciclico le centrature. Questo ci dice che cosa? Lo vediamo adesso con il FTSE MIB. Su FTSE MIB il movimento è stato molto simile, di nuovo apertura in gap up, ottavo T-3, discesa, salita, discesa, salita, discesa un pochino più forte, con sempre violazione di questo swing inverso, e poi ripartenza. Anche in questo caso i futures sono a meno 60 punti, per cui si stanno rimangiando la salita. Però vi faccio notare una cosa interessante: se andiamo sul grafico a candele giornaliere, vedete che siamo già arrivati a questo punto al nono T-3 inverso. E quindi ci avviciniamo agli 11 e ci avviciniamo talmente tanto al massimo assoluto da rischiare a breve di rendere ribassista
Il TP3 inverso è, come vi dicevo, dopo la chiusura del TP3 di indice con discesa, torneremo appunto probabilmente a salire se questo non sarà stato un raccordo. Ma questo è il piano principale. Prosecuzione di salita, nonostante il Covid, nonostante le chiusure di stati che erano aperti, nonostante il disastro che sta accadendo in India, nonostante il vaccino non ci sia ancora e tutte le altre cose per cui in tanti non riescono a spiegarsi perché a livello di news stiamo continuando a salire sui mercati, ma noi come ciclica riusciamo a spiegarcelo. È vero che stiamo attendendo con tantissima pazienza questa chiusura di TP2, però è anche altrettanto vero che, essendo poi arrivati già a 8 barre, tra un po' esauriremo appunto il tempo esattamente come su inverso, e su inverso siamo in anticipo, quindi dovrebbe prima esserci una discesa e poi una salita, e dovrebbe esserci una discesa, come detto, di un secondo T più 1 inverso con un ciclo di lancio a sé stante. Seconda, questa è una doji, quasi una doji, okay? Interruzione del trend, quindi potrebbe finalmente arrivare con la divergenza alla nostra discesa da domani in avanti. Terza cosa, cos'altro dovremmo ricordarci? Ah sì, ecco. Terza cosa invece interessante, ricordiamoci che qui abbiamo purtroppo la condizione di, per un TP1, ok, che agganciato al precedente TP2, teoricamente potrebbe portarci a un TP3 già chiuso su questo minimo qua e corto a 62 barre. Però non è la mia ipotesi principale, però per sicurezza Sanen tenetela comunque d'occhio, d'accordo? Direi che questo è tutto, ci riascoltiamo domani o a mercati aperti, un pochino prima dei mercati, per vedere che appunto non ci facciano di nuovo altri scherzi come questa mattina, d'accordo? Buona serata a tutti!